Luca Cavina dei Calibro 35, ma anche degli Zeus e degli Arto. E complimenti vivissimi, ho seguito, cioè vi seguo, avete fatto un singolo ultimamente con gli Zeus con Mike Patton di una canzone dei Cramps, quindi Sì, figo. ah, quindi è un'intervista agli No, 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 Zeus. in realtà no, sono io che sono fan Ah, sfegatata ok, per comunque sì, loro, confermo però tutto quello, quello che hai detto è le tue grandissimo. ansie sono giuste. Allora, partiamo con queste domande che saranno molto fugaci, molto brevi ma intense, si spera. Per un futuro album dei Calibro 35, se potessi decidere da zero, tutto da solo, cosa faresti? Includeresti qualche strumento particolare, qualche genere, qualche melodia, qualche cosa differente? Farei una sorta di clonazione di me stesso Interessante. e proverei a suonare tutti gli strumenti, solo che poi mi ritroverei a non essere in grado di farlo Però quei suoni che e quindi poi dopo alla uscirebbero fine mi troverei a chiamare Max, Fabio, Enrico per e forza, però Tommaso, potrebbe uscire qualcosa di minimalista. non se ne esce, quindi non Abbracciare il se ne esce. minimalismo? Ma il minimalismo, noi in realtà abbiamo abbracciato talmente tanti, in realtà a volte, tipo in Decade c'erano delle cose anche Vero. di quel partito lì, però non è che, non ti saprei dire perché in realtà nasce tutto in maniera molto estemporanea e poi cambia veramente tantissimo di anno in anno, quindi oggi ti potrei dire una cosa e il E prossimo poi sarà qualcosa. anno. E nel progetto compositivo invece, avete delle immagini, grazie a Enrico che è anche qua con noi, avete delle immagini che vi arrivano e cercate di creare dei suoni pensando a queste immagini o come esce nel progetto compositivo, ecco, il percorso, l'iter, piacerebbe sapere come avviene. Oh, ma Non di Morricone, dei Calibro. sì, certo. Non posso entrare nella mente di una persona che non c'è più, tra Che è l'altro. morto. Come Maestro. avviene? Avviene. Beh, allora, ci sono state varie fasi, per cui c'è stata una fase iniziale, quella iniziale che abbiamo fatto tanto lavoro su materiale preesistente. Poi è arrivato il periodo in cui Max ha fatto moltissimo lavoro, Martellotta in realtà, Sì? Sì? perché ha cominciato Max. con un documentario, in realtà lui ha portato dei pezzi che ci ha fatti e confezionati, che suonavano di brutto già anche a livello di provino. Cioè, quindi ha Poi fatto piano vedere questo piano. documentario e Sì, per farci una musica il primo sopra. protesto è stato quello, si chiama Eurocrime se non sbaglio, è stato il primissimo protesto dopo il primo disco per cominciare a fare cose originali, ma in realtà era Max che faceva la colonna sonora, i Calibro erano in qualche maniera il braccio armato. Poi però da quel materiale lì venne fuori il secondo disco, che è quelli della Calibro 35, veramente cosa. Ritorno, Il titolo di Calibro no, no, 35 è il nome del ritornano gruppo. quelli lì. Esatto. Ritornano quelli Sì, lì. sono il biografo Esatto. ufficiale. Poi piano piano, gradualmente, il lavoro è cominciato ad essere più concertato collettivamente, per cui magari ognuno di noi ha cominciato a portare dei brani più o meno conclusi. Chi magari portava delle cose più aperte, chi come Max, comunque Luca anche portavano dei progetti compositivi più Certo, chiusi. venendo anche da ambienti comunque differenti, Sì, ma al di là di quello è musicale. proprio banalmente le varie fasi in cui eravamo, anche la testa che avevamo, insomma. Secondo me era anche quanto Sì, effettivamente potevi eravamo dedicarti, sì. entrati nel progetto, perché in realtà quando abbiamo incominciato non eravamo nati come quelli che Le rifacevano colonne i temi, sonore, colonne sonore, però in ok, sì. realtà di veri esperti e patiti del genere non ce n'era nessuno, cioè c'era Tommy che era, diciamo così, era il grande conoscitore, poi è stato lui di fatto a avere l'idea del progetto. Però noi in realtà eravamo particolarmente digiuni di questa cosa, tant'è che mi ricordo a Iesi una persona ci rimase molto male quando mi chiese, tu immagino che ti sarei visto un sacco Di di film, di poliziotteschi. Io ho detto no, poliziotteschi. guarda, in realtà no, anzi per lo più mi fanno cagare. E lui ci Addirittura, non rimase. l'avrei mai Le musiche Le sono musiche sono molto eccezionali. meglio. Le Sì, le musiche sono musiche sono. sicuramente molto meglio Trovare dei un film. bel film di quel genere lì, tra una massa infinita di sterpaglia, diciamo, è molto difficile. C'è molto più roba interessante, vabbè, tolta la famosa commedia all'italiana anni 65, 70, però nel thrilling, nell'horror, Nel giallo, sì. nel giallo lì E secondo me è invece parlando andato. proprio del maestro Ennio Morricone, visto che avete Però non ho reso finito, omaggio. stavo Ah, ancora finendo prego, tutto il prego, percorso. prego, io mi volevo Dicevo, allacciare. siamo arrivati, adesso sono gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi progetti discografici qua, la cosa è diventata più
più collettiva, anche più estemporanea. Tante cose sono state fatte in studio in maniera molto più, cioè, più a cinque mani in qualche maniera. Cioè più si va avanti le là e mani, più il lavoro si... Sì. Con una mano mozzata. Vabbè, sì, sì. Ma uno di noi ha una mano mozzata. Ti piace io? Ah no, io no però, aspetta. Io ce l'ho. Abbiamo fatto una data col batterista dei Def Leppard. Ah, ok, quindi... Ah, ok, ecco chi era. Ok, perfetto. No, non era questa però. Magari non siete accorti, ma non era questa. Vabbè, comunque... Ci chiedevi di Morricone. Sì. Ecco, Morricone. Morricone è per tutti un interessantissimo esercizio di studio, perché affrontare quel materiale lì senza tanto gli spartiti, perché in realtà gli spartiti sono introvabili, per cui insomma, tirando giù all'orecchio tutte le cose, cercando di assemblarle un po' ognuno di noi con i propri sistemi di codifica, ci siamo fatti un culo grosso così. E mi ricordo i primi 2 giorni di sessione di studio io non ci sono uscito, che mi fumava il cervello. Perché Morricone è complesso, cioè è musica scritta ed è molto complessa in realtà. Poi magari non passa perché è anche molto godibile, però per me è stato proprio abbastanza un inferno. E ogni volta che facciamo una roba a Morricone comunque ne esco fuori che ho le ossa rotte. Infatti, come adesso? Io voglio andare a dormire, non ne posso più. Assolutamente. Detto ciò, il signor Morricone, io una volta l'ho incrociato ed è stato un pessimo incontro, e quindi ancora adesso insomma... Me lo ricordo come un signore anziano che non aveva nessuna voglia di essere dov'era, un po' bizzoso, un po' arrabbiato, un po' fastidito dalla gente, come i nonni a 85 anni. Quindi forse era meglio se non mi ci beccavo nemmeno. Insomma. Però comunque la sua musica è immensa, quindi c'è poco da fare. Insomma. E della, allora, di tutti i film che ha musicato, quale film in particolare per voi vi è rimasto impresso per sempre nel cuore? Non so se il cuore, non so se il cuore è il posto giusto. Allora, sicuramente Indagine, okay. E Elio Petri in generale, però non potrei dire del cuore, quello lì diciamo che cioè non è proprio un film che collego al cuore, al cuore nel mentale, nel senso che... molto rompicapo in realtà. Quindi sì, sicuramente quel film lì. Io vado sul classico, per me Buono, Brutto e Cattivo rimane una delle più grandi pellicole del cinema italiano in assoluto, l'ho rivisto tanto quest'estate qua, e anche banalmente la dispendio di energie. Voi l'avete rivisto di recente? Sì, sì, sì. Presente sì. Che c'è un cimitero a un certo punto, sapete quante tombe sono state fatte per quel cimitero lì? 1500, ed è un set che è rimasto tra l'altro ancora adesso, l'hanno ristrutturato, ci può andare anche come visita turistica. Aspetta. Però per fare un film che era considerato praticamente serie B, anche se c'erano i fondi americani, avevamo usato l'esercito spagnolo, avevamo costruito anche un ponte che poi si vede nella scena esplode, ma poi era una scena sbagliata quella, quindi hanno ricostruito un ponte nell'arco di una giornata. Era una roba che noi in Italia adesso non è inconcepibile, impensabile, e quella musica lì è degna di quel film. Dato io penso che comunque Morricone ha avuto la fortuna di vivere in quegli anni lì, questo ce lo dicevamo spesso, questa musica qua non esiste adesso una cinematografia che riuscirebbe a reggere questa musica sull'immagine, perché adesso si tende comunque a fare il tipo di musica che è sound design, molto immersivo. Questa musica qua adesso non c'è un regista secondo me al mondo che riuscirebbe a fare un film che può reggere questo materiale qua. Però evidentemente prima invece era magari molto più diretto. Che magari esagero, non ci sono compositori che sono in grado di far reggere una scena scrivendo delle cose del genere, nel senso che adesso è tutto molto, ci sono delle bellissime colonne sonore, sì, però sì, quando sì. Ci sono è tutto, diciamo così, avvolgente è la parola, sì, immersiva, che rende meglio, sì. Questo invece no, questo era comunque, vabbè, era un cinema anche non stereofonico, non 7+1, 50+1, quindi questa cosa che abbiamo adesso del cinema che ci parte da tutti i lati, una volta frontale. Il fatto che abbiamo fatto Milano Odia, qualcuno diceva che era interessante vedere come era il film negli anni 70, vero, frontale, cioè, e quindi le musiche anche erano musiche che magari avevano meno necessità di avvolgerti. Erano più d'impatto, mi viene da dire. Ma non lo so se d'impatto, però c'era perché tanta narrazione e funzionava bene. Cioè. Quasi più crude, mi viene da dire. Sì, crude, esatto, okay. Crude. Sì. Però non c'era neanche il rischio che invadevano i dialoghi, perché comunque La Casse Operaia in Paradiso è un pezzo di musica molto complesso, sì. Ma tu sì, i dialoghi sì, sopra di Gian Maria Volonté ce li senti, non è che dici, ma no, io non faccio metterci delle parole su questa roba,
Però insomma, quella roba lì ho avuto la gran fortuna Morricone di vivere in quell'epoca là, perché secondo me adesso un Morricone ora che cerca di trovare tutte le strade anche matematiche, scacchistiche, cervellotiche nel rapportare la musica semplice. Ma non sarebbe una fatica boia. Come dire, non sarebbe portato in alto. Non so, secondo me non gli direbbero Ennio, esatto, sta roba non va bene. E lui la prima volta si incazza, la seconda si incazza e adesso smette. Sì, perché, poi non gli potevi dire no, questa cosa non va bene, perché lui era famoso per essere una che si incazzava tanto. Beh. Allora, ragazzi, posso farvi un'altra domanda? E poi vi lascio andare. Io mi sa che com'è? È importante, cioè so che riguarda proprio le nostre persone come esseri umani oppure no? No, una domanda, cioè, a testa. Vai, va bene. Con chi vorreste fare un feat su un vostro brano? Con chi vorreste fare un feat? Un feat con feat. Featuring. Chi? Featuring. Sì, un feat, vabbè, sì. Chi vorremmo come featuring un nostro brano? Sì, su un vostro brano. Chi scegliereste per un featuring? Per un featuring? Io Morricone. Vabbè. In persona? No, grazie. È impossibile. Potete io Morricone alla tromba. Morricone alla tromba. Morricone okay, alla tromba. Allora io James Ennis al sassofono. Va bene, ok. Va bene. Allora, ognuno è impegnato con più progetti musicali. Come riuscite a coordinarli? Non è complicato, cioè, siamo in un'epoca abbastanza relax. Quindi ci riuscite tranquillamente. No, in realtà stai parlando di campare di musica. Progetti, progetti paralleli. Avete tanti progetti paralleli, come fate a coordinarli tutti? Adesso e poi riuscirci in maniera magistrale comunque, in tutti. Stavo per dire qualcosa di super cinico, però non lo farò. Vai. Ok. Diciamo che le cose si riescono a coordinare ancora meglio quando ci sono, diciamo così, delle morti apparenti di alcuni progetti. Quindi sicuramente quando alcuni progetti periscono per ragioni che non si sa, periscono momentaneamente anche solo, diciamo che sicuramente è più facile. Okay. Ciao. Okay. Grazie ancora, grandissimo. Ciao. Grandissimo, grazie, è stato un grande. Complimenti. E quindi diciamo che in quei casi lì è molto più semplice. Quando ci sono un sacco di roba in ballo, in realtà è un grandissimo bordello. Poi alla fine, in qualche modo, un incastro si trova. E a quando c'è la passione. Comunque. Però, sì, no, la passione c'è senza dubbio. Però ti assicuro che non è facile. Perché questo mestiere qui comunque ti porta a suonare con delle persone che per campare, o anche non solo per campare, hanno 80.000 progetti e quindi è difficile riuscire a conciliare il portare avanti un progetto e farlo crescere in maniera adeguata, perché per far questo ci vuole comunque un livello di priorità, chiamiamolo così, che ti permetta di farlo crescere, perché sennò, a meno che tu non abbia il gruppo degli amici della domenica con cui si dice facciamo, quindi la cosa complicata è quella, quindi sì, è una passione, però non è sempre facile riuscire a crescere anche, qualsiasi cosa voglia dire. Ok, va benissimo. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo, siete stati adorabili e complimenti ancora per il concerto. Grazie. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Ai Calibro 35.